Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio consigliarvi 5 siti molto interessanti ed utili per chi si approccia alla modellazione in 3D. La cosa importante di questi 5 siti è che hanno un elemento in comune, cioè sono completamente gratuiti. Ma prima di partire vi ricordo di metterci un like se questo tipo di video vi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video e le attività. E rimanete fino in fondo perché ci sarà anche un contenuto extra molto molto utile. Ci siete? Andiamo! Il primo sito che voglio consigliarvi si chiama Tinkercad. Mi raccomando, Tinker con la K, non con la D. Piuttosto devo ricordarmi di toglierlo dal telefono che se mi becca mia moglie. Questo software, prodotto da Autodesk, è completamente basato su web ed è perfetto per chi si approccia inizialmente alla modellazione 3D o magari non ha grandissima esperienza, oppure deve realizzare dei progetti piuttosto basilari. Infatti questo programma ha al suo interno già degli elementi preconfigurati e parametrici, come ad esempio parallelepipedi, sfere, cubi, toroidi, che possono essere accorpati e poi modellati a piacimento, ingrandendoli, diminuendoli, in maniera molto semplice. Un piccolo plus di questo programma è la possibilità di visualizzare il vostro progetto in versione Lego o Minecraft. Quindi l'oggetto che avete creato sarà visualizzabile con i classici mattoncini Lego o appunto in modalità Minecraft. Entrando in un ambito un po' più professionale, arriviamo al secondo sito o software che vi voglio consigliare, cioè FreeCAD. Si tratta appunto di un software open source completamente gratuito e scaricabile dal sito. Se volete poi potrete fare anche una donazione appunto agli sviluppatori. Si tratta di un CAD 3D molto strutturato che si avvicina a modellatori 3D ben più blasonati e a pagamento. È anche in italiano e sono presenti delle community dedicate per scambiarsi opinioni e consigli con gli altri utenti e utilizzatori di questo software. Come vedete, l'ambiente di lavoro è molto simile ai vari CAD professionali. Bene, con questi due siti che vi ho già consigliato potete tranquillamente creare il vostro progetto 3D. Ma se invece volete trovarne uno già fatto, arriviamo al nostro terzo consiglio. Si tratta di Thingiverse, sito molto ben costruito dove poter trovare, tramite il classico motore di ricerca, modelli già pronti per la stampa. Giusto per fare un esempio, cerco un modello che, lo so, conoscete tutti benissimo. Goku! Nella pagina dedicata, oltre al classico bottone per il download, trovate anche altre utili informazioni, ad esempio come commenti, immagini di utenti che hanno già stampato questo file o anche versioni modificate da altri. E se non trovate quello che state cercando, potete sempre cercare il file delle sfere del drago, stamparvele e invocare il Dragon Sharon. Quarto consiglio, si tratta di voronator.com. Questo è un sito molto interessante proprio per applicare al vostro modello 3D un effetto molto apprezzato nel design moderno, appunto detto effetto Voronoi. Per spiegarvelo, come in un video precedente, mi rimetto i panni di Alberto Angela e ve lo illustro. In matematica, un diagramma di Voronoi, dal nome del suo creatore, può essere detto anche tassellatura di Voronoi o decomposizione di Voronoi o anche tassellatura di Dirichlet, dal nome di chi gli ha fregato il progetto. Si tratta di un particolare tipo di decomposizione di uno spazio metrico determinata dalle distanze rispetto a un determinato insieme discreto di elementi nello spazio, come ad esempio un insieme infinito di punti. Tutto chiaro, no? Vabbè, in pratica l'effetto è questo qui. Per ottenere questo effetto basta andare sul sito voronator.com e fare l'upload del file. È molto importante cliccare sul link Show Advanced Options per selezionare alcuni parametri aggiuntivi come ad esempio il formato del file restituito, la quantità di fori o lo spessore del reticolato. Questo sito supporta anche file STL, ma se siete progettisti e preferite lavorare con un formato STEP, come vi abbiamo anche consigliato nel nostro video precedente e trovate poi il link in descrizione, arriviamo al nostro quinto consiglio, cioè il convertitore STEP STL gratuito di PolyD. Trovate, come per gli altri siti, il link in descrizione. Questo passaggio è davvero molto semplice e immediato e potete anche scegliere tre livelli di risoluzione con cui lo STEP viene convertito in STL. Se siete arrivati fino a qui, innanzitutto complimenti. Il sito extra che vi avevo promesso è Fiverr, che a differenza degli altri non è gratuito, ma è molto 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 utile.
Questa piattaforma racchiude una marea di freelance che offrono i più disparati servizi, dal design di loghi, alle ricette, alle creazioni di testi e tantissimo altro. Per quello che interessa a noi, potrete trovare progettisti 3D professionali per tutti i settori, design, meccanica e tantissimo altro, pronti a soddisfare le vostre richieste. Anche qui, come Thingiverse, troverete recensioni e commenti di utenti che si sono già serviti dei vari freelance. Bene, per questo video è davvero tutto. Se già utilizzate questi siti o magari ne avete altri da suggerirci, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e buona stampa 3D!